Beh, allora anzitutto giustamente si dice, beh, è bello vedere che ci siano dei tecnici comunali che hanno deciso di dedicare il sabato a questa cosa, davvero un applauso virtuale. C'è la scuola nazionale di rifiuti zero, settimana prossima a Capannori potrebbe essere un'ottima occasione, ne parlate con Rossano per tutti i dettagli e ci sarà gente, come al solito centinaia di persone che vengono da tutta Italia e normalmente in quelle situazioni, Rossano potrà essere più preciso, c'è un'utenza che è fatta il 50% da attivisti e il 50% da amministratori che vengono coinvolti da quei rompiscatole degli attivisti e vengono a conoscere altri amministratori che hanno già attivato il percorso oppure lo stanno vivendo con le difficoltà, le criticità, ma scambiando esperienze le difficoltà si risolvono più facilmente, no? La questione degli ospedalieri, più che di speciali stiamo parlando di RTO, cioè di rifiuto pericoloso in quel caso, perché gli speciali che sono tutti rifiuti industriali, voi sapete che per legge hanno la gestione in carico al produttore e siccome i produttori non sono stupidi, non a caso il 70% ed oltre del rifiuto speciale in Italia va al recupero di materia, quindi loro da tempo hanno capito l'importanza dell'economia circolare anche come efficientamento dei percorsi operativi ed economici della propria azienda. Per gli ospedalieri oggettivamente la cosa è sfidante. C'è un bellissimo sito, un'associazione a livello internazionale, un network globale di medici per l'ambiente che si occupa di questa cosa, il sito si chiama Healthcare Without Harm, cioè cura della salute senza danno sull'ambiente, e che si occupa in particolare di queste cose. Sappiate che sul rifiuto ospedaliero in genere il 75% è materiale a basso problema sanitario e perfettamente recuperabile, scarti di cucina prima del porzionamento, prima della distribuzione, gli imballaggi e quant'altro. I direttori sanitari hanno cominciato ad occuparsi di questa cosa perché in uno scenario a risorse limitate è importante anche questo. Sulla parte infettiva, e quella è una cosa bella, sfidante per l'economia circolare, però si stanno sviluppando tecniche di sterilizzazione alternativa e le ditte che si occupano di apparecchiature elettromedicali stanno cominciando a fare proposte da economia circolare su quelle cose, cioè sul riciclaggio di cose che fino ad adesso si pensava che dovessero andare per forza di cose in incenerimento. I rifiuti ospedalieri sono sempre stati un po' la Madonna pellegrina della proposta di inceneritoria, ma poi gli ospedalieri come li gestiamo? Beh, cominciamo a separare tutto quello che può essere riciclato e poi ci accorgiamo che quello che avanza come rifiuto infettivo è davvero poca roba e ci possono essere anche tecniche di sterilizzazione alternative tipo quella microonde, no? Poi c'era la questione di gestione aerobica, temo che sia troppo, io in realtà l'avevo accennato, però magari se vuole facciamo poi in sede bilaterale, ne parliamo con tutte quelle che sono per noi gli elementi qualificanti di una strategia virtuosa, anche perché vorrei capire quali sono gli elementi che per voi sono più preoccupanti, cioè di digestione anaerobica e di compostaggio si potrebbe discutere sotto mille angolazioni diverse, voglio capire quali sono le preoccupazioni specifiche per vedere un attimino come affrontarle, va bene? Sabrina, perfetto. Sì, posso rispondere? Sì, allora, bicchieri non posate quant'altro. Allora, quando parliamo di vetro, lo vedete in questa tabella che ho ripreso dal bando Anciforai di quest'anno, lo slogan che viene richiesto a tutti i comuni italiani di applicare, di utilizzare è questo: bottiglie, vasetti sì, puoi mettere in contenitore, nell'indifferenziato bicchieri, cristallo, stoviglie. Allora, bicchieri non perché siano con un materiale diverso da quello che viene usato per i vasetti, ma solo perché secondo il bicchiere è vetro, è come, esattamente come una bottiglia, però il concetto che il consorzio del vetro dice: io i soldi li prendo da chi produce imballaggi, non li prendo da chi produce bicchieri di vetro, come tale mi voglio limitare, ma questa è un'assurdità, perché con lo stesso identico principio Comieco, che prende i soldi da quelli che producono imballaggi in carta e cartone, non è che ti dice: se mi metti il quaderno di carta non lo voglio, te lo paga di meno ma te lo prende, non viene considerato impurità il giornale o il quaderno di carta. Per quanto riguarda la plastica è ancora più complicato, perché ad esempio una bacinella di plastica, quella che viene usata dopo che ho fatto la lavatrice per andare a stendere i panni, quella non è imballaggio e come tale non me la puoi mettere all'interno, vedete bene, plastica. Cosa puoi mettere e cosa non puoi mettere.
per, ci sono tutta una serie di cose, oltre ai giocattoli che parlava lui prima, che senza alcun senso non possono essere messe. Le direttive europee in realtà ormai non parlano più solo di imballaggi come obiettivo di riciclo, ma parlano di materiali. Quindi sotto questo profilo certi come dire, anacronismi, certe rigidità sono fatte soltanto per creare, diciamo così, il meccanismo per poi penalizzare i comuni in fase di analisi merceologica. Diciamo però che esiste questo accordo ANCI con AI e noi invitiamo nuovamente i comuni a farsi parte promotrice di questa attività per migliorare questo accordo, e faremo anche nelle prossime settimane a fine maggio a Grotta Mare, quindi a Cupra, scusate, non troppo lontano, un incontro proprio sul packaging, perché secondo noi quello è un punto critico, quindi lo stiamo organizzando. Poi siccome ci avete lasciato le vostre mail, vi inviteremo se vi va di fare la passeggiata verso mare. Poi c'erano ancora due domande veloci. La prima era sul discorso del ortofrutta, di questi sacchetti biodegradabili. Allora, l'Associazione Comuni Virtuosi su questo tema si è particolarmente impegnata con una voce un po' fuori dal coro, perché mentre alcune associazioni ambientaliste hanno visto con favore questa misura, che effettivamente degli elementi di passo in avanti lo fa, non ci troviamo assolutamente d'accordo laddove il Ministero, nascondendosi dietro il tema, diciamo così, della assoluta necessità di usare materiali vergini, intonsi, assolutamente come se un materiale messo in un supermercato o venduto come nuovo sia assolutamente puro, mentre invece la sportina riutilizzabile secondo il Ministero è assolutamente portatrice di superato, il Consiglio di Stato ha autorizzato. Sì, però il concetto qual è? Il Ministero dell'Ambiente si è espresso su questa cosa dicendo che la sportina non poteva essere riutilizzabile. L'abbiamo superato, cioè, abbiamo poco tempo, cerchiamo di dare solo risposte concrete e operative. Siccome però la domanda specifica era però l'etichetta adesiva, allora con il CIC abbiamo preparato una posizione su quella cosa, e la cosa più intelligente è apporre l'etichetta adesiva sui marci, in modo che quando la togliete andate ad inficiare la capacità di tenuta del sacchetto e lo potete utilizzare per la raccolta del mondo. Questo però non lo dice il Ministero, lo diciamo noi, no? Che siamo persone del buon senso. Scusami Sabrina, la domanda sulla tariffazione puntuale, sugli abbandoni, vogliamo rispondere? Penso che tu prima abbia risposto abbondantemente sugli abbandoni. Sentiamo prima Rossano, poi se avanza ancora tempo lo tengo un attimo e stand by. Sì, no, io volevo rispondere rispetto al discorso dei rifiuti speciali, perché essendo un vecchio attivista, nel corso degli anni hanno sempre cercato un pochino, invece di sfruttare, proprio uso questo termine brutto, se non si sente, no, mi sentite, invece di sfruttare le nostre competenze, hanno sempre cercato un po' di disegnare, di tracciare una sorta di caricatura, no? Del cittadino, dice, ma chi sei te? Non sei un tecnocrate, non sei titolato, perché devi invadere il campo dei politecnici? In realtà questa rivoluzione rifiuti zero ha fatto vedere che ne sanno ormai più i cittadini comuni, questa è la vera rivoluzione in corso, ne sanno più i cittadini del tecnocrate o del professore del politecnico mediamente, no? Che poi appunto spesso è vittima, ovviamente non voglio fare Donia Bonfascio, del pensiero unico, va alla termovalorizzazione, ti scarica i materiali, li ha sentiti mille volte, cioè, allora bello sforzo. Ecco, una delle caricature è dire, voi vi occupate dei rifiuti solidi urbani, ma i rifiuti speciali sono 5-7 volte di più. Anche questo è un falso, un modo, diciamo, e finalmente sulla base di esperienze, di nuovo torno a dire, la domanda dello scettico, e io invito a essere scettico, ma chi rappresenta? Andare a vedere nel backstage, no? Perché se no tutti siamo bravi, noi italiani, tutti bravi a parlare, no? È partito sulla piana di Lucca, di nuovo quel discorso del distretto cartario, che produce 120.000 tonnellate all'anno di scarto di papavero. Sono le impurità che vanno nei maceri, no? Per cui ci va la busta di nylon che arriva, come dica ai bambini, alla mamma in abbonamento, novella 3000 magari, no? E arriva in busta, la busta la metti nella raccolta differenziata.
e questo nello spappolatore che si chiama Palper diventa scarto di Palper, cioè si recuperano le fibre cellulosiche però la parte plastica. E lo scarto di Palper, abbiamo visto, c'è stata una battaglia durissima sul terreno della piana di Lucca. Attualmente Lucca porta il distretto, porta a Terni, porta a Brescia. Noi abbiamo sempre detto, sembrava un paradosso, sembrava di prenderli in giro, cioè noi vi daremo una mano al potente distretto cartario che raccoglie il 40% di tutti i maceri raccolti indifferenziati arrivano al distretto cartario, che per la verità si chiama distretto cartario di Capannori, non lo dico per Campanilino, è stato istituito dalla regione Toscana. Ecco, allora abbiamo fatto delle prove, siamo andati a un laboratorio a Occhiobello vicino Ferrara in provincia di Rovigo, abbiamo cominciato a vedere che merceologicamente il 65% dello scarto di Palpebre è plastica eterogenea, Plasmix, di cui stamattina si parlava anche a proposito della fabbrica dei materiali quando Enzo entrava nel merito dei dettagli. Allora abbiamo detto 20% è fibra cellulosica recuperabile, ancorché in usi diciamo più contaminati, e poi il 50%, 45% è acqua. Quindi abbiamo fatto un progetto, all'inizio i cartari non ci credevano, poi hanno visto che con i test funzionava, si potevano produrre un elenco di 13 prodotti da plastica seconda vita, hanno presentato un progetto europeo, un progetto LIFE, mi hanno chiesto come associazione Zero Waste Europe di firmare insieme a loro con un'azienda che si chiama Selene, che ha 130 addetti ed ha il management a Lucca, un'azienda nonostante la crisi produce film plastici per l'alimentazione, e abbiamo vinto il LIFE, si chiama Ecopal Plastic, c'è un sito, quindi andate e vedete, e al momento vengono prodotti i pallet in plastica seconda vita rispetto al pallet in legno. Adesso c'è Versalis, che è una consociata di Eni, che sta sperimentando questi pallet perché poi devono sopportare i pesi eccetera eccetera, e come si diceva stamattina, noi non facciamo affermazioni, vanno messe a dura prova, sì. Scettici dovete essere prima di dire le vostre idee sono giuste, noi siamo d'accordissimi, però come diceva, ci sono una grande massa di esperti che cominciano a dire che per certi usi la plastica seconda vita è ancora più rilevante della plastica di immediata origine petrolifera. Lo scarto di pallet, la produzione di pallet è la più vantaggiosa, perché per produrre un pallet ci vogliono 24 kg di scarto di pallet. Si possono produrre anche i vasi per i fiori, noi abbiamo il distretto florovivaistico di Pistoia, loro c'è Altopascio che è vicino Capannori, la seconda azienda più importante d'Europa che produce i vasi per i fiori, ormai l'ortocultura produce tutto in vaso, quasi tutto in vaso, usano plastica di immediata origine petrolifera. Si potrebbe usare lo scarto di Palpebre o il Plasmix, quella parte che non è stata intercettata, meno nobile dalle raccolte differenziate. Perché l'attenzione va sul pallet? Perché nel vaso ci vanno alcuni ettogrammi di scarto di Palpebre, essendo 120.000 tonnellate, bisogna fare in modo che vengano prodotti milioni di pezzi, ecco perché, ma si possono produrre profilati, cioè tavole per pavimentazioni, tubi per l'idraulica, cassette per l'ortofrutta e così via. Quindi effettivamente in quel caso recuperiamo materia, c'è un impianto a Selene, chi viene al corso, cerchiamo fuori corso di portarcelo sabato, domenica, in ogni caso chi vuol venire, è un impianto che ha assemblato pezzi esistenti, pezzi italiani e pezzi tedeschi, è un impianto di estrusione e di stampaggio che produce attraverso il cosiddetto sistema per compound, che in che cosa consiste? Consiste che se te produci pallet devi aggiungere determinati additivi, perché i polimeri eterogenei del Plasmix non legano automaticamente. Quindi occorre un'additivazione per dar vita ad una ricetta specifica per il pallet. La ricetta cambia se devi produrre vasi per i fiori, ci vuole un altro tipo di ricetta, profilati e così via. Però si può fare. Questo impianto è costato circa 1 milione di euro, nemmeno tantissimo,
E adesso qual è il problema? Il problema è il business as usual. Chi gestisce il pallet in legno non vuole riconoscere neanche un piccolo spazio. Il problema è che ci vuole il decisore politico che dice all'inizio: io do un green procurement, un percorso agevolato, perché bisogna comunque uscire dal business as usual, altrimenti gioco forza. E lì ci sono i cartari, che sono una grande potenza e soggetti industriali molto forti, ma sono in difficoltà anche loro. Ci sono trattative col ministero, ma ora vedremo con la nuova legislatura. Ma come vedete, sul piano tecnico è possibile. Ovviamente le mani più importanti sono quelle dei decisori politici. Ecco perché l'appello di stamattina, cioè i decisori politici davvero hanno un potere che forse nel passato non hanno mai avuto: orientare nella direzione giusta con saggezza, equilibrio, e detto da me ha un significato profondo, in modo moderato, oppure rimanere ancorati, riproporre la logica perdente del passato. Questo. Sì, sono una domanda sui centri di riuso, nel senso che se ne è parlato solo velocemente, quindi noi ne abbiamo uno a Macerata, per esempio, che per il nostro punto di vista sta andando bene, però vorrei capire se ci sono esperienze in cui questi centri di riuso, oltre che essere un importante momento anche di consapevolezza per la cittadinanza rispetto appunto alla strategia di riutilizzare e recuperare. Questa domanda era preparata? No. Chi conosce Ercolini? Francamente non abbastanza da sapere. Capire qualche esperienza in cui hanno un effetto sostanziale e non solo. Sì, e poi ti faccio intervenire. No, ma anche per la risposta. Prego. Allora, no, mi presento perché magari uno dice cosa. Isare Macioni, che sono stata 20 anni a interessarmi dei rifiuti e a dirigere il settore regionale della gestione dei rifiuti. Quindi ho un po' di esperienza in questo e fa parte della nostra rete di supporto tecnico-giuridico della rete Rifiuti Zero Italia. Teniamo insieme il sapere formale. Oggi da 4 anni sono stata nominata dal Ministero dell'Ambiente come esperta nel Comitato Tecnico-Scientifico sulla prevenzione, a titolo completamente gratuito, non mi hanno sospeso, ci tengo a dirlo, perché io faccio volontariato, anche se c'è bisogno sul territorio io ci sono, quindi sono disponibile. Allora, io devo dire la verità, questa cosa dei centri del riuso è una cosa che parte da lontano, da tanti anni fa. La mia collega Paola Civilli, che io sono andata in pensione nel 2010, lo sa. 5 minuti, eh? Come tutti. Sì. Siamo partiti con l'idea della prevenzione, e quindi siamo partiti con l'idea che i centri, che erano i centri ambiente dove si portava la differenza, dovevano anche integrarsi con i centri dell'uso. Quindi questi sono nati per volontà della regione, che ha poi finanziato tutti questi centri del riuso. Ma vi dirò di più, al sindaco di Capannoli volevo dire che noi abbiamo un'esperienza che di solito non emerge, che è quella delle ludoteche del riutilizzo. Ludoteche del riutilizzo, se andate a vedere RIU, le ludoteche del riutilizzo sono un modo per trasmettere ai bambini, e abbiamo fatto anche un progetto europeo su questo, si sono tutti stupiti che l'Italia ci aveva. Ne abbiamo 5, di cui uno nell'ospedaletto Savesi, che è un luogo dove i bambini hanno bisogno di queste cose. Quindi anche questo fa parte del nostro interesse sulla prevenzione. E io dico la verità, oggi si è parlato poco di prevenzione. Spero che ci siano altri spazi per parlare di prevenzione. Sì, oggi parlavamo di piano d'ambito. Però la prevenzione è la prima cosa da fare. Perché, come ha detto giustamente Enzo, il miglior rifiuto, quello che fa più risparmiare, è quello che non si produce. Come l'energia. Quindi ci sono un sacco di modi per fare prevenzione e quindi diminuire la quantità e la qualità dei rifiuti. E quindi alla fine favorire tutto il ciclo dei rifiuti. Poi
vi chiedo, perché lì la prevenzione l'avete messa al punto 5? Questa non è una classifica dal primo all'ultimo, no? Sono i 10 vabbè, però c'è una numerazione che fa pensare male. No, no. E comunque, se diciamo che già l'Europa pensa un po' poco alla prevenzione, perché il pacchetto sull'economia circolare, sono l'obiettivo aspirazionale sulla ci abbiamo sempre una deviazione, quando si deve parlare di prevenzione usano magari termini che vanno da una parte all'altra. Peggio mi sento nel documento sulla strategia plastica, perché lì proprio non c'è quasi niente. Ma se non si capisce che fare prevenzione viene prima di fare la raccolta differenziata, perché così poi aiuti la raccolta differenziata, aiuti il riciclaggio, eccetera, perché con un sistema feedback tu vai in fondo e vedi cosa c'hai nel, che ti dà fastidio nel tuo rifiuto urbano residuo, e a feedback vai in cima al ciclo, vai alla prevenzione. Allora vedi che se c'è una sostanza che alla fine ti dà fastidio, la vai a intercettare prima sulla prevenzione, nel senso che cerchi di far consumare meno di quella sostanza, e poi sulla raccolta differenziata, eccetera, eccetera. Non vi dico più niente, nel senso che se avete bisogno, poi io ci sono, l'esperienza nostra è un'esperienza, la Regione Marche, non a caso, diciamo oggi è uno dei fiori all'occhiello dell'Italia, ma ci abbiamo lavorato moltissimo. Mi viene in mente, parlavate dei rifiuti sanitari, nel 2000 abbiamo fatto un progetto con i soldi europei per intervenire negli ospedali. Abbiamo fatto i corsi per fare la raccolta differenziata, che davano tra l'altro anche dei premi al capo reparti, alle infermiere, eccetera, che seguivano questa cosa qui, e siamo stati anche, diciamo, premiati qualche anno fa, sì, come Regione Marche sulla prevenzione, cioè la settimana del SER, eccetera, di qualche anno fa. Oggi siamo quasi al 67%, mi diceva la collega che siamo partiti, io sono arrivata in Regione Marche, sono andato al primo piano, sapete quanto c'era di raccolta differenziata della Regione Marche? 3,6%. Grazie. Voglio solo dire che a Capannori esiste questo centro del riuso che fa anche la verifica del secco e il controllo e poi la riprogettazione, perché naturalmente se io mi limito a prendere il materiale che non viene usato e lo restituisco a chi lo può usare, diciamo faccio un'attività che secondo me può essere facilmente fatta. A Roma c'è questa cosa che dilaga, questo mercatino che dilaga, tutti vanno lì, posano le loro cose e queste persone sono anche in grado poi di restituire dei piccoli soldi, le prendono in conto vendita, eccetera. Allora il pubblico quando fa un'operazione deve fare una cosa diversa, io penso, da quello che fa il privato, deve fare una cosa in più, quindi il centro del riuso del pubblico deve consentire anche di capire cosa c'è nel sacco nero, qual è il materiale residuo che noi non recuperiamo, analizzarlo e indirizzare le politiche di riduzione e poi magari tentare insieme alle università, voi sapete che nelle Marche c'è questa facoltà, questa scuola di ecodesign che si trova ad Ascoli, ma in realtà è dell'Università di Camerino, quindi a casa vostra, e quindi di nuovo tutti i comuni sono invitati a mettersi in contatto con la professoressa Lucia Pietroni, che è la responsabile della scuola e che è stata nostra ospite in un incontro di un anno fa, per verificare quali sono le possibilità di fare delle collaborazioni, se i centri già esistono anche a costo più basso, di mettere in campo dei progetti per dare un contributo maggiore e cercare di andare oltre e di fare anche la riprogettazione dei materiali, perché noi lì vogliamo arrivare. Quando abbiamo l'85% di raccolta differenziata, quell'altro 15% lo dobbiamo riprogettare, cioè quel secco lì, quel residuo lì non ce lo dobbiamo avere più, e quindi il pubblico in questo, insieme alle associazioni, deve fare quello sforzo in più che naturalmente non chiediamo al mercatino di Roma, che invece fa un sacco di soldi con tutta la roba che non fa
buttare, gli siamo grati, ma sicuramente non fa riprogettazione. Una domanda? Allora, no, io intanto volevo complimentarmi con l'associazione Rifiuti Zero Marche, ringraziare Cristina per l'invito, è insomma un evento veramente molto importante. Non ti sei presentata? Sono Luciana Del Grande, presidente dell'associazione Rifiuti Zero Abruzzo, siamo vicini di casa. Ecco. Volevo appunto complimentarmi soprattutto per le grandi cose, insomma i grandi risultati anche raggiunti dalla regione, che saranno sempre di più adesso anche grazie al vostro supporto. Invece volevo dire una piccolissima cosa in riferimento all'useggetta, ai piatti e bicchieri che avendo se conferiti con una qualità inferiore perché appunto con residui, il CONAI darebbe quindi un corrispettivo minore. Il problema si risolve perché siamo qui per quello. L'useggetta noi lo dobbiamo bandire. Bravo. Noi non dobbiamo usare bicchieri, plate, niente. Ma nemmeno, cioè sì, anche il compostabile, ma insomma, quando ci vuole, diciamo, però e lo risolviamo quel problema del, diciamo, del CONAI, diciamo, io lo risolviamo noi il problema, lo vediamo proprio. Bene, questo è uno stimolo a tutti, sempre anche gli amministratori e alle associazioni a promuovere in occasione delle sagre, quelle più piccole naturalmente, quelle dove si può fare, dove è possibile, di acquistare, vi regaleremo anche noi volentieri un po' di piatti, un po' di bicchieri, un po' di posate e magari di recuperare da qualche centro del riuso una buona lavastoviglie ancora in funzione e di mettere in piedi un piccolo circuito per le sagre, almeno quelle più piccole, perché nei piccoli comuni, le Marche sono fatte sostanzialmente di piccoli comuni, nei piccoli comuni dove si fanno delle meravigliosissime feste che noi a Roma ce le sogniamo la notte, e si può fare perché viene un numero di persone che consente, diciamo, di utilizzare la lavastoviglie, quindi invito al volontariato con la lavastoviglie. Altre domande? Volevo dire una cosa, noi come organizzatori, intanto grazie per gli amministratori presenti che hanno fino adesso sono stati seduti e hanno sentito l'incontro, per cui questa è una gran cosa perché pochissimi sono usciti e questo è un applauso per voi. Una cosa importante che poi direttamente una domanda al nostro Ercolini, per non avercelo qua per rapirlo, dobbiamo fare le domande, perché la volontà sarebbe quella delle catene. Dio buono! Cioè, diciamo una cosa, noi ci siamo posti il problema di organizzare questa iniziativa per un semplice motivo, perché sennò poi diciamo da quello che è il punto principale. Cioè ci siamo insediati a gennaio che al di là della validissima esposizione, nulla per dire e via dicendo, alla fin fine alcune domande che venivano poste dagli amministratori erano, come dire, in qualche modo il tecnico non ha, come dire, messo insieme una sorta di seduzione di appassionamento, ho appassionato gli astanti, perché si è trincerato dietro una risposta che era, dice la regione. Allora che volevo dire? Cioè questo noi ci siamo posti il problema di organizzare questa cosa proprio per questo, perché per fare in modo e in maniera di dire che ai sindaci, a meno che non lo già non lo sapessero o non lo sappiano, che ci sono altre visioni, non solo il binario vivo che è stato presentato, perché a noi ci sembra un binario presentato che ti dava un po' per la giacchetta gli amministratori presenti, che invece in realtà hanno tutto il diritto di poter pensare a cose rispetto al progetto presentato che ci appare un po' datato, a tutto un insieme di possibilità che ci sono adesso, per cui volevo dire, Ercolini, per tradurre tutto questo incontro che abbiamo fatto fino adesso, se fosse possibile, cioè al di là dell'incontro, se qualche sindaco ha qualche dubbio o volesse approfondire, se fosse possibile spiegare in termini semplici, che spesso lo fai, qual è l'approccio successivo concreto, come si fa ad applicare una situazione del genere, un osservatorio, il discorso del centro di riuso e via dicendo, cioè la messa in pratica del passo seguente che, ripeto, non è assolutamente vincolante, perché per i comuni, cioè, il nostro, come dire, funzione è proprio questa, perché non è che facciamo, organizziamo Sabrina i convegni, facciamo qualcosa che deve proseguire, per cui chi più che Rossano... Vogliamo evitare la produzione dell'impianto CSS al Cosmari, che poi porti all'incenerimento all'impianto di Castelremondo. Vorrei che tu spendessi due parole, capito, per dare proprio a chi è presente, gli va reso amici te, no? Prima lui che sono rimasti fino a sabato oppure stanno qua, come si fa per... Qual è in pratica? Non devi spaventare, qual è la modalità in cui si fa un secondo passo?
al riguardo? Perché se no, per rimanere sul tema. Sì, non posso, se no sarei troppo bravo e non lo sono. Proviamo. Cioè, te mi hai fatto una domanda da milioni di punti, non da milioni di minuti, ma insomma. Però io non a caso, noi avevamo fatto ieri sera, come ha detto Enzo Favorino, una scena di lavoro, quindi in realtà era stato un briefing, ci siamo un po' socializzati, no? Che è fondamentale sentire dagli attivisti del territorio, anche dagli amministratori, che spesso ormai si... il bello di questa roba, che spesso non si sa, ma te sei un attivista, un amministratore, un sindaco, siamo tutti alla stessa, dalla stessa parte, o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Quindi prima di tutto ci vuole questa premessa, mettersi in gioco, ne vale la pena. Io l'ho detto all'inizio, bisogna scendere nel campo della ricerca e non entro nel merito, vinco io, perdi tu. Oggi vince il partito trasversale delle buone pratiche, c'è tanta buona gente che viene da una parte, i comuni rifiuti zero sono alcuni centrodestra, tanti di centrosinistra, molti del 5 Stelle, però sicuramente da questo punto di vista c'è proprio il metterci in gioco, il voler fare, il voler seguire il percorso lì. Questa è la premessa fondamentale, prima della governance. Ecco, perché allora a quel punto cominci a entrare in contatto con una governance diversa, che ha un valore aggiunto, che rompe anche alcuni tabù. Si può fare, si può fare. Io potrei anche per levarmi i sassoni da... cioè, ma a me mi accusavano delle peggiori turpitudini quando nel 96. Oppure oggi, tra la Piana di Lucca e Lucca, hanno dato lavoro a 130 nuovi addetti. 18 lavorano al centro del riuso. C'è una falegnameria che produce un brand, per cui arreda i negozi, bed and breakfast, ragazzi un po' borderline, ma anche ragazzi tra virgolette normalissimi. Cioè, dà lavoro questa roba qui, dà molto più lavoro di concentrare l'investimento di 20 milioni. Oggi di questi tempi 20 milioni non vanno pensati a cuor leggero, non è che passa ogni giorno un autobus con 20 milioni sopra. Prima di investirli e decidere dove investirli, occorre sapere prima di tutto dove vogliamo andare. E se qualcuno è un po' troppo disinvolto, perché come diceva un passaggio efficace, dice ma forse è un po' datato in quella parte, in altre parti no. Forse l'85% è condivisibile, ma quel 15% è poi quello che vincola i 20 milioni. Perché se si investe sulla tecnologia e non sulle persone, non sulle abilità diffuse del geometra che supera se stesso, no? È chiaro che poi si perde la coincidenza che ci porta nella direzione giusta. Quindi più che dire, io dico sempre, no, perché poi il mio maestro è Paul Collett, cioè i rifiuti non esistono, io mischio l'organico col resto, ci sono i rifiuti, ma se queste mani tengono separato l'organico, i rifiuti non ci sono, ci sono fibre cellulosiche, metalli preziosissimi, vetro, se non è rottamato è pagatissimo, plastiche, se sono pulite superiamo facilmente in modo possibile il blocco della Cina. Se facciamo così, le amministrazioni, i consorzi devono promuovere questo approccio, il valore aggiunto sono i cittadini che fanno questo lavoro, non mischiano, è un lavoro che in mezzo un hardware non promuove. Noi abbiamo bisogno di software, la modernità è lì, nel coinvolgimento delle comunità, è quello che molti amministratori non hanno capito. La modernità è più forte, è bello, ma soprattutto efficace, funziona. Il piolo entra nel buco, perché la raccolta differenziata ti abbatte i costi di smaltimento, perché se la raccolta differenziata è efficace arrivi fino al 15% di ricavi, sono entrate. Perché se fai, per esempio, il compostaggio familiare puoi dare anche uno sgravio del 30%, perché l'azienda risparmia dal trattamento, che costa comunque, e c'è anche il mancato ritiro, perché l'addetto che viene a prenderti l'organico in raccolta differenziata comunque deve essere pagato. Se io me lo gestisco nell'orto risparmio due volte. Vedete che questi piccoli numeri danno numeri macroscopici. È qui la svolta,
È questa la svolta, ha a che fare con la democrazia, ma ha a che fare con l'expertise diffuso. Basta con l'expertise concentrato nelle mani di pochi. Allora il secondo passo, i centri del riuso, la riduzione, ma a livello locale si può fare anche oggi, se no una volta ci dicevano Rossano, ma io sono d'accordo, diceva il sindaco, sono d'accordo, ma lo sai che lo può fare solo il Parlamento, non è mica vero, l'acqua alla spina, i negozi alla spina, i pannolini lavabili. E poi, io su quello vi potrei fare una pippa lunga 14 milioni di chilometri, il centro di ricerca, noi andiamo a aprire il sacco grigio, lo svuotiamo, banalissimo, non lo fanno mica i politecnici, l'indagine merceologica ci vogliono. Infatti Enzo, su richiesta del comune, anche mia, ci ha fatto dopo, ma noi andiamo a Campione a svuotare, abbiamo visto tre famiglie di rifiuti che rimangono sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti dopo l'81% di raccolta differenziata. Gli errori di conferimento, la buccia di banana che è finita nel sacco grigio anziché nel sacco marrone, mi devo chiedere perché, qual è la patologia? Poca informazione. E per il ristorante non ho applicato bene la tariffazione puntuale, perché il ristorante non lo fa come la famiglia che lo fa per il nipotino. Il ristorante ha bisogno di risparmiare, io mi do da fare, ma è più complesso, devo formare il cuoco, devo formare i camerieri, io ci metto anche dei soldi, ma poi in fondo questo investimento mi torna. Ecco. E poi la seconda famiglia, gli sneakers, le scarpine sportive dei bambini, ogni anno crescono, boom, la gente le butta via. Ma lì la terapia qual è? La soluzione? I centri del riuso, i giocattoli, i centri del riuso. Cioè abbiamo trovato un'infinità di trapani. Nella vita uno il trapano tante volte lo usa. Ma sarebbe bellino il trapano condiviso di condominio. Sapete, ci sono queste belle cose, no? Il ripair caffè, per cui si compra un set di riparazione, la gente si trova, beve un caffè, si ripara le cose e fa socialità. No? E poi la terza, noi abbiamo censito 24 prodotti che non hanno alternativa allo smaltimento, dalle figurine col silicone plastificate, gli stickers, ai pannoloni, ai pannolini, alle penne Vic, e allora lì entra in ballo, cioè non c'è, scrivemmo alla razza le capsule, esatto. Questo è un, voglio dire, guardate, io perché sono così, dici, ma Rossana adesso è un po' invasato, no, sono, funziona, io mi piacerebbe dimostrarvi, e io sono entusiasta, perché noi scrivemmo la lettera, diciamo l'80% fa il nostro comune, ma si potrà fare anche un pochino di più, ma questo non ha alternativa allo smaltimento, noi non vogliamo polemica con voi, signori di Lavazza, anzi, bel caffè, buono, eccetera, eccetera, e due giorni dopo telefonano, mentre sono in classe, dicono grazie, ora se guardate, io non amo la bioplastica al 100%, ma è sempre meno peggio di come era prima, dentro c'è il caffè, ogni comune produce un 1% di rifiuti, viene dal caffè e del bar, un 1%, non dell'organico, del totale dei rifiuti, c'è una ricerca del Politecnico di Torino, e il caffè si dice fondo esausto, col cavolo, mantiene il 90% di proteine. Con la crisi delle proteine legata alla sovrappopolazione, 8 miliardi nel 2050 ci sarà fame di proteine, i funghi noi abbiamo cominciato a produrre con i fondi del caffè e con il polipropilene, ora avete visto Coop fa così, Lavazza fa così, Nespresso ha seguito un'altra strada, Caffè Borbone, Caffè Vergnano è partito ancora prima, l'Angelica produce i cloni Nescafè e anche della macchina Lavazza con gli scarti cellulosici della canna da zucchero che reggono le alte temperature, perché noi italiani siamo inventori pazzi, già dati i prezzi, ma non ci manca, dammi un problema, dopo tre mesi trovi uno che in modo parli per lì un po' sgangherato, ti ha trovato la soluzione, investiamoli, è bello fare l'amministratore, sì, ti prende, che è un pochino faticoso, ma io credo che per tutto il resto c'è Mastercard, ma per questo nessuno ci ripara così. Non sono entrato nel dettaglio, ma... C'è un'altra domanda? C'è un'altra domanda? Penso...
solo un tempo per ringraziare per l'invito, sono Nicola Guarducci, presidente del Comitato di Umbria. Anche l'Umbria! Quanto ci serve perché siamo messi male, rifiuti! Ma non sta a noi, noi quel che possiamo fare lo facciamo. No, è solo per ringraziare che vedo che è tardi e raccolgo la provocazione, era provocazione, l'informazione che ha lanciato lo Stato adesso, il Repair Caffè, noi è un anno che cerchiamo di portarli in giro per l'Umbria. Dico solo che non abbiamo comprato il kit per la riparazione, perché abbiamo trovato dei bravissimi riparatori che ci seguono in ogni tappa che facciamo, li facciamo itineranti perché non siamo riusciti a trovare ancora un posto fisso. Però stiamo evitando di buttare in discarica tanti piccoli oggetti elettronici o anche meccanici e vediamo le persone felici, perché magari era un oggetto che stava in soffitta da 20 anni, che doveva essere riparato, non trovavano che lo riparava e adesso l'hanno visto riparato, quindi insomma abbiamo raggiunto un doppio obiettivo ed è solo una piccola iniziativa tra le tante possibili. Adesso non c'è tempo di parlare di altro, vi ringrazio. Sera sulle porte vedrete il nostro c'è una pillola di Repair Caffè sul report di lunedì prossimo. Bene, lo vedremo. Grazie. Sul packaging, se siete interessati, ci sarà un evento, come dicevo prima, a Cupra a fine maggio. Grazie ancora a tutti. Lei conosce il dottor Marzini Floriano dei Grottaggio Lì? Dottore, sì. Grazie.